il principe Harry è stato bollato come un moccioso viziato da Piers Morgan per non aver partecipato al servizio funebre del principe Filippo, il duca di Sussex non si è recato dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna per l'evento tenutosi all'abbazia di Westminster martedì. La regina ha dato un'esibizione determinata mentre ha partecipato al servizio funebre nonostante i suoi recenti problemi di mobilità, ma l'emittente schietta Piers Morgan ha criticato Harry per la sua assenza dall'evento in onore del duca di Edimburgo. L'ex presentatore di Good Morning Britain ha twittato: immagina di perdere il servizio funebre di tuo nonno mentore perché sei un moccioso viziato che preferiresti tenere il broncio nella tua villa californiana piuttosto che essere lì per sostenere tua nonna. Vergognoso. Harry e Meghan Markle sono rimasti a Montecito, dove vivono con Archie di 2 anni e Lilibet di 9 mesi, piuttosto che tornare indietro per l'evento. Arriva quando il duca è coinvolto in una lite legale con il Ministero dell'Interno per la protezione della polizia per la sua famiglia nel Regno Unito, la regina è stata circondata dalla sua famiglia al servizio funebre per il suo amato defunto marito. Arrivò con un bastone da passeggio e fu scortata al suo posto in prima fila dal principe Andrea. Nonostante i suoi problemi di mobilità, il capo di Stato in carica più lungo della nazione è rimasto in piedi durante ogni inno. La regina era cupa mentre ascoltava attentamente il toccante tributo del decano di Windsor al notevole Filippo, durante una lettura della Bibbia da parte di Dame Sara Mullally, decano delle Chapels Royal. La monarca è stata vista soffiarsi il naso in un fazzoletto. La regina era così decisa a partecipare in ricordo di Filippo che furono presi accordi speciali per il suo conforto, con il servizio limitato a 40 minuti e il capo di Stato seduto su una delle sedie del Canada ma con un cuscino aggiuntivo. Entrò nell'abbazia di Westminster attraverso un percorso più breve piuttosto che la sua tradizionale processione dalla Great West Door lungo la lunghezza della chiesa.